Dai, mo, io te l'ho avvertito. No, ma ti giuro, ma posso cambiare? No, mo, è successo che l'ansia, sai, qua, da. Amo, aspetta. Addio. Mo, I love you. La mia ragazza mi ha lasciato perché ho scorreggiato. C'era un tanfo esagerato e il palazzo è anche tremato. Torna da me, torna da me. Ti giuro che mi farò il bidet. Non compriamo niente, grazie. Amo? Stai bene? Non chiamarmi amore. Oh, Dio. E come ti chiamo? Giancarlo? Oh, ricominciamo? Di no, nuovo? No, 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 ricominciamo. No. Dai. No, guarda, io te l'ho detto e te lo ripeto, già te l'ho detto l'altra volta, te lo ripeto adesso, così non possiamo continuare perché ce l'ho fino a qua. Cosa? Penso no. Di essere sempre spiritosissimo tu. Proprio sti 2 giorni che sono sparita non sono serviti a niente. No, no, sono serviti perché sono cambiato. Io mo ti prometto che ho riflettuto tanto e diventerò un uomo migliore. Sono pure fatto la doccia. E ti sei rimesso gli stessi vestiti? Geniale. Beh sì, ma più o meno, mo, perché mo c'ho questo che l'ho preso in sconto, bellissimo, guarda, pelle sofficissimo, tocca? Non ci tengo, grazie. No, come nel film. Mi chiari male morto e fatto quello che lì. No, è ancora vivo. E comunque, questo è come nel TV americano. Robert De Niro ne ha uno uguale. E questo è. Non so più infradito, ma. Con... Salute! Scusa, perché tu non. Vabbè, niente. Ma sono le ciabatte! Non so più infradito. Sempre calze con le ciabatte, però vabbè. Sempre il solito. Stupidino. Mo, posso farti una domanda? Prego, dimmi. Perché sei tornata da me? Perché sono tornata? Perché se chiunque merita una seconda occasione, la meritavi anche tu. Scusa, eh. Male. Sei così dolce però sempre. Potrò mai ringraziarti. Dai, mo, facciamo qualcosa per festeggiare questo ricongiungimento amoroso. Facciamo un torneo alla play? Dai, un torneazzo, quello che ci diamo le botte. No, no, non ci diamo le botte. Meglio se mangiamo una pizzona. Oh, meglio ancora, ci guardiamo un film. La Bella e la Bestia, l'abbiamo visto solamente 34.000 volte. O chiamo mio zio Antonio, mo, ti ricordi che viene, che fa le magie? No, 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 tuo zio Antonio è proprio quello che nemmeno voglio vedere. Abbiamo visto la settimana scorsa, non voglio vedere almeno per i prossimi 5 anni. Perché ma no, è un artista. Artista, sono 10 anni che lo conosco, 10 anni che ha le feste, dove si incontra le persone, fa sempre quei trucchi di magia ridicoli. No, ma fa quello che è fighissimo, che si mette a mano lo stomaco, no? Che fa sembra che esce dal culo. Ma cosa? È arrivato Udinì, è arrivato, ma che trucco di magia è? Bellissimo, i bambini si ridono, sono felici. Ma la gente fa finta. Finta di ridere soltanto per assecondare, non farlo sentire una merda, perché è veramente ridicolo, ridicolo. Comunque, non aspettavo che tu pensassi questo mio zio Antonio. Vabbè, tanto ormai sono fuori le verità. In ogni caso, togliendo tuo zio Antonio, che per l'amore del cielo, io... Dimmi. Ho un'idea migliore. Per festeggiare... Esatto. Pronti! Ma cosa fai, idiota? Che fa caldo, fa un caldo qua. Ma caldo qua? Anzi, ti porto un bicchiere d'acqua che ti vedo un po' sciupata? Sì, per favore. Come sei stata? Portami un po' d'acqua, sono 2 giorni che non bevo. Beh, vado. 2 giorni.
Sembra che sia stata a Puzzolandia. C'è un odore un po'... No, che sei bellissima comunque, no? Però... Quando lo si lava una volta al mese. No, però mi sono lavato bene stavolta. Mi sono messo pure lo shampoo antiforfora. E meno comunque... male, era ora che l'ho comprato un anno fa. E vabbè, mo così dura un po' di più, no? Ma perché c'è la faccia tutta così nera? Che è successo? Adesso, cioè io sono rientrata qui da mezz'ora, tu ti riduci adesso a chiedermi dove sono stata 2 giorni che sono sparita, proprio frega un cazzo, cioè mi chiedi adesso dove sono stata. Sì. Questo è il tuo interessamento? No, è molto di più il mio interessamento, solamente che ci siamo messi a parlare di della doccia, di mio zio Antonio, cioè sono cose importanti alla fine, di rilevanza non differente. Comunque, se vuoi che te lo chiedo, perché io già lo so dove sei stata da... Come cazzo si chiama? Fernando? Da tuo fratello? No, proprio hai sbagliato in pieno. Ah no? Non sei stata da tuo fratello? No, assolutamente. E dove saresti stata sti 2 giorni? Ridotta così? Che è successo? Dai. No. Non so se ho la forza di raccontartelo. E dai, siamo qua apposta. Un'esperienza che mi ha segnata per la vita. Sì? Che non ti puoi immaginare. Dovrei farti un tatuaggio allora. Assolutamente, ci penserò. Cioè che richiama l'esperienza. E dove saresti stata allora? Il buio calava inesorabilmente nel bosco fra gli alberi mentre io vagavo da sola, sconvolta, soltanto con questo pigiama addosso e una valigia piena di sogni ma vuota di cose materiali, perché non ti sarei nemmeno accorto che la valigia era vuota, non ci avevo messo niente dentro. Beh. Però vabbè, dettagli. Ero lì. Una cosa. Perché mi sei andata via con le ciabatte infradito e mi torni con queste ciabatte di pelo di moicano? Queste? Sì. Tu non lo diresti, perché sono in ottimo stato, cioè beh, guarda sì. Lo stato del pelo. Ma sì. È proprio morbido. Lì, morbidissimo. Ma che ne sono un barboncino, credo. Le infradito mi si sono sfragnate semplicissimo su dei sassi lì nel bosco, però fortunatamente non ho dovuto camminare tanto a piedi nudi perché c'era un barbone lì ubriaco abbandonato dietro un albero. Beh. Che ce le aveva addosso, sì. E io dovevo sopravvivere, no? Allora, c'è un altro le ciabatte al barbone? Sì. Me l'ho presa, è questione di sopravvivenza. Beh, poi comunque anche il glamour. E va che culo che portava il tuo stesso numero di piedi. Infatti, un nano il barbone. Era precisissimo, guarda. Vedi? Ti calzano a pennello. Cioè, sì, proprio preciso, a parte di una comunità, vabbè. Fatto sta che ergonomica. Mi hanno salvato i piedi nel bosco queste ciabatte perché era pieno, sai, di rami, di foglie. Mangio. No, non sai dove ti puoi ferire prima, rischi infezione, sai. Sì, vabbè. Ma che hai mangiato? No, non posso raccontarti, è stato veramente terribile. Non sapevo come procacciarmi il cibo, sai, era la prima volta che mi ritrovavo in una situazione del genere, no? E quindi, cioè, ho dovuto raccogliere vermi, insetti da dentro i tronchi, da dentro il fango, con queste nude mani. Come Simba. Peggio, erano insetti putridi, proprio sai, del lerciume, del marciume. Sì. Col terriccio sopra. Esatto, non ho potuto manco lavarmi, capito? Ho dovuto mangiare l'uri e zozzi così com'erano. Infatti, come ti lavavi? Guarda, sei piena di... sei sporca. No, guarda... Era notte, cioè è stata notte, capisci? Due giorni, ho passato due notti nel bosco. Due notti intere, proprio giornate di notte. Sì, proprio notti infinite. E per scappare, proteggermi dalle belve notturne che volevano divorare le mie carni, sai? Mi sono dovuta ricoprire di sterco di scimmia. Ecco perché sono in queste condizioni. Questa puzza di merda. Non puoi capire, mi sono dovuta ricoprire di merda di scimmia. E poi per dormire ho dovuto dormire sugli alberi per evitare che le bestie mi divorassero. Ho fatto a pugni con un bradipo per prendermi il suo albero, vedi? Aveva una vista migliore, sicuro? Sì. Cioè ho dovuto prendere a pugni un bradipo, lui mi ha tirato un pugno nell'occhio e poi l'ho buttato via. Minchia, il bradipo, sono agili i bradipi, quando combatti con un bradipo non sai mai dove arriva il cazzotto. Scherzi. Ma hai bevuto? Non hai bevuto, mi hai detto? No. Questa è la prima acqua che bevo dopo 2 giorni. Gustosa. Buonissima, freschissima, altissima, livissima. Che buona veramente. Ho dovuto... No, mi vergogno anche a raccontarlo. Se non me lo vuoi raccontare... No, adesso ti dico. Ho dovuto
bere la mia pipì! No! Questo no, dai! Non avevo... Cioè, ho dovuto pure escogitare un metodo per prenderla, capisci? Per raccoglierla! È vero! Perché non avevo recipienti! Ah, cioè, la pisciavi in un serpente morto? No. Molto più ingegnoso. Che facevi? Praticamente... Dimmi. Pisciavo così. Vedi? Cioè, mettevi le mani in mezzo alle gambe. Esatto, pisciavo così. Sì. E dopo? E poi, cercando di non farla cadere, Madonna. Avevo così. No. Cioè, quando sai vedere l'essere umano in situazioni di pericolo, sì. Cioè proprio si aguzza l'ingegno in una maniera impressionante. Io non mai mi sarei immaginata di poter pensare a certe cose per sopravvivere. E infatti eccomi qua. Ce l'ho fatta, nonostante tutto. E quando sono scesa dall'albero, mi sono poi spezzata un'unghia. Però ce l'ho fatta. Ho visto. Ce l'ho fatta. Sei tornata in città che ci sono le ambulanze. Sì. Sono tornata alla civiltà, vedi? Alla polizia, alle ambulanze. Che mentre parliamo ci dà un po' fastidio, ma non fa niente, perché noi tanto stiamo parlando, no? Non importa, è bello di sentire questi rumori, sì, tu non hai idea di che cosa si sente nel bosco la notte. Esatto. È veramente spaventoso. Comunque, non ti ci facevo, è così. Aspetta, ma tu dimmi, ma tu veramente pensavi di avere una ragazza così... Potente, eh? Sei... Lì. No, non me l'aspettavo, è peggio di Bear Grylls. Che ce deve fare Bear Grylls? Quello che mi ha sorpreso però è il messaggio che mi ha inviato Fernando. Sai? Fernando? Sì. Fernando? Mio fratello? Sì. Questo messaggio qua, dove mi chiedeva, proprio così in maniera... portentosa direi, no? Mi dice, oh, sistema le cose con mia sorella, che sono 2 giorni che sta qua, mi ha mangiato tutto quello che avevo in casa, mi mangia pure i mobili, tra poco piange, si dispera, si scaccola, lascia moccoli in giro per la casa, cioè tutto quello mi raccontava, no? E io dicevo, ma io pensavo che fosse andata nel bosco, invece era da te. Scusa, ma... Vabbè. Ok, mi hai scoperto, quell'imbecille di mio fratello proprio non si fa mai fatti suoi. E amore, anche tu, ma se vai a mangiare le sue ciambelle preferite, ovvio che è un po' si incazza. Ma un po' cosa? Lui mi doveva parare il culo, gliel'ho detto, non glielo dire che sono qua, invece lo pezzo di me, poi appena lo rivedo, vedi che gliela faccio pagare, so io come fare. Ma scusa, pure un po' gay, lasciala, scusa, a parte tutto, se sapevi, no, la verità. La sapevo. Ma perché cavolo mi hai fatto parlare 3 ore del bosco, degli animali, dello sterco di cime, le ciabatte del barbone? Perché... Non ho capito. Sai, a volte rimango affascinato dai meandri della psiche umana. Come può andare... a fondo proprio. Vabbè, dai, l'importante è che ora sei qui, che sei sana e salva, che non hai ucciso nessun bradipo e stiamo bene, ci amiamo. Quindi dai, mi volevi dire come festeggiare questo ricongiungimento e io non vedo l'ora di saperlo. Vabbè, ok, mettiamo da parte tutto il resto. Sì. Sei pronto? Sì. Stasera per cena mangeremo sushi. Cosa? Come cosa? Sushi, sai, tutte quelle robe tipo col pesce crudo, tipo nigiri, sashimi, i maki. Ma che cazzo dici, amò? Cioè, mangiamoci un hamburgerozzo. Ma cosa di proprio? Sempre il solito bifolco ignorante. Cosa capisci tu? Il sushi è roba raffinata, è mica cibo in scatola. Che te conosco, sono stata via 2 giorni e come hai fatto a sopravvivere tu altro che io? Perché tu avrai mangiato le scatolette del gatto, di sicuro. Ma che dici, mo? Io ho fatto un corso di cucina express, mi facevo la pasta quella saltata in padella. Vabbè, sì, ci credi solo tu, proprio. A parte l'ignoranza che serpeggia per questa casa come sempre, lascia perdere, perché la cena ci penso io, vado io a comprarlo. Dammi 50 euro.
Quanto? 50 euro. 50 euro, sì. Per il pesce crudo, morto. No? No, con 50 euro ci facciamo 4 menù al Burger King, 4 maxi hamburger, cioè ci mangiamo, magari perdiamo pure la vita nell'intento, ma almeno abbiamo affrontato un'impresa epica. Proprio da... proprio per mangiare da fare schifo. Eh sì, mo non mangi da 2 giorni, sei stata nel bosco e tutto. Ma se permetti, no, voglio mangiare roba sì, delicata, scusa, di classe. Ma tra poco, cucciolotto. Tra poco, cucciolotto. A dopo, carotina! Che era meglio se mi compravo un cane io. I cazzi miei dovevo farmi quando avevo voglia di trombare.